Altro esercizio, incrocia una gamba sopra l'altra, ok? E solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi. E chiudiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieniti in centro, tieni la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo in chiusura, 8, scusate, mi sposto poco poco perché c'ho un sasso sotto la schiena, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattieni in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantenete la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e cambio lato. Ok, cambio la gamba, solleva sempre nel modo uguale e continuiamo. 8, 7, 6, 5, tiri sulle fianche, 3, 2, in centro trattengo, spalle e fianchi proprio chiusi, ok? Ancora, 4, 3, 2, di nuovo andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in mezzo, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Andiamo sul prossimo esercizio. Amo anche i classici addominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati. Allora, scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca, e sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su. Un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Solleva per i bassi addominali. Allora, quando state lavorando in questa posizione, provate di immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok? Rotolando, e questo ti fa salire. Oh, c'è il sole di forte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa. Pensa che è novembre, e so così a Fuerteventura a novembre, meraviglioso. Un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo. Facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate, 8, 7, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, e le spalle almeno, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Passiamo al prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate. Facciamo 1, 2 e cambio. E cambio, trattenendo proprio i vostri fianchi, non farli muovere, non inarcare la schiena. E controllo. Ok. Ancora 45 secondi, continua. Vai, vai, e controllo. Guarda l'ombelico, ok, guardate il vostro ombelico. Trattenendo sempre l'addome, ok, ancora 30 secondi, continuiamo. Vai, controllo, addominali tesi, e tesi. Vai, vai, ancora 20 secondi più o meno. Continuiamo. Se ti dà fastidio il collo, potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe, ok? Ancora, trattengo, ancora, 4, 3, 2, e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e le spalle, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi, facciamo 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2 e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2, andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, fianchi, 4, 3, 2, 4, spalle, 4, 3, 2, 2 fianchi, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 2, e singoli, fianchi, 1, fianchi, spalle, 2, fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Eccellente, e passiamo sul prossimo esercizio. Altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, ok? Braccia tese, di nuovo un minuto. A questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'addome con tutte voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai, in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattiene la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai, 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 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'addome, tieni la posizione, ok, appoggia e passiamo al prossimo esercizio, eccellente. Mettiti subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok, da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi, una bella torsione in avanti. Ancora, tira in avanti, ah sì, ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui. Vai, 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 addominali tesi, sente il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora 10 secondi da adesso, continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nelle mischie per l'ultima, 3, 2, 1, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok? Porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori agli addominali è di dare il meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole. Perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le planche, perché le planche mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai,
In avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo. Dai, 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 dai. Spingo in avanti, tira, tira. Ultimi 10 secondi, vai, 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 10, ancora. E le ultime 5, 4, 3, 2, 1, e relax, passiamo sul prossimo esercizio. Mettete le mani sotto le natiche, ok? Tenete sollevate le spalle e flettete le gambe, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, recupero, 3, 2, 1, ricominciamo, scendiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, e tiriti su, recupero, 3, 2, 1, continuiamo, scendiamo giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, e su, fantastici ragazzi, ci siamo quasi, 3, 2, 1, ricominciamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax, eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Questa è una palancia un po' diversa, che ci solleviamo, ok, e tratteniamo la posizione, semplicemente tratteniamo la posizione, ok, addominali tesi, ci aiuta anche con la schiena, con la parte posteriore della gamba, tratteniamo la posizione, chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo, mi dà ancora 40 secondi per favore, trattiene addominali perché non posso guardare il mio orologio in questa posizione, spalle indietro, addominali tesi, trattenete tutto perché gli esercizi in isometria sono meravigliosi, alleno un po' tutto, tutto il sistema, continuate, continuate, marito quanti secondi, quanti? Ah, mancano 15 secondi mi dice, ok, dietro le telecamere si sta allenando anche lui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax, passiamo al prossimo esercizio.